28 maggio 1582, 9 illustri lettori dello studio universitario di Padova dichiarano dottore in legge, in diritto civile e in quello ecclesiastico, il giovane Marco Passionei consegnandogli la toga, il berretto e l'anello dottorale. A soli 22 anni, Marco possiede ora una rara preparazione culturale e per di più proviene da un casato distinto, ricco di un consistente patrimonio familiare. Lo stesso duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, con lettere commendatizie lo presenta alla corte romana del cardinal Pier Girolamo Albani. Marco parte per Roma, ma l'esperienza di vita cortigiana, che lo doveva aprire alle alte amicizie del mondo ecclesiastico e romano, si interrompe dopo pochi mesi. Trascorso appena un anno di questo noviziato laico, convinto di non poter scegliere quel tipo di carriera, Marco Passionei lascia Roma per ritornare nelle Marche. Sulla via del ritorno si ferma, durante i mesi estivi del 1583, a Gubbio, presso Ippolito Conventini, un suo caro compagno di studi universitari, che stava iniziando nella sua patria una brillante carriera da legale. I due giovani, simili per ingegno e per virtù, rinsaldarono la loro amicizia. Marco, ancora incerto sulla scelta da dare alla vita, ripassò con lui lezioni universitarie, si dilettò a scrivere qualche prosa e perfino qualche sonetto, mentre tra una conversazione e l'altra confidava all'amico la delusione dell'esperienza romana. Ippolito lo ricorderà come un giovane di natura semplice, aperto nel palesare gli affetti e i pensieri del cuore, espansivo e familiare con tutti, piacevole e faceto nella conversazione, sempre delicato però così da non offendere mai nessuno. Furono così l'indole, la formazione familiare e la voce dello spirito ad orientarlo per una scelta chiaramente religiosa. Ritornò a Fossombrone, dove la famiglia, sebbene originaria di Urbino, aveva posto ormai la sua abituale residenza. La città di Fossombrone sarà il punto di riferimento geografico principale della sua vita, in questo luogo maturerà la sua vocazione, qui un giorno sarà superiore nel convento dei Cappuccini, in questa terra, quasi seconda sua patria, morirà nel 1625. Fossombrone ancora oggi possiede con le sue spoglie anche il suo santuario. E per merito del beato Benedetto, ma anche di altre magnifiche figure di frati cappuccini, la Rupe, che si innalza improvvisa sopra il Metauro al di là della cittadina è chiamata oggi Colle dei Santi. E fu frate cappuccino. Il giovane Marco saliva sempre più spesso la ripida e tortuosa strada, che portava al convento dei cappuccini. A volte incontrava il fratello laico, che usciva o rientrava per la questua. Gli si avvicinava dimesso, chiedeva di portar lui la bisaccia del frate e, richiesto di un atto di umiltà, al suggerimento del laico cappuccino, si chinava fino a terra per baciare la strada. Si era proposto di imitare fedelmente quella vita sublime dei frati, ad essa si voleva preparare. Trascorreva perciò molte ore in preghiera, ogni giorno, di buon mattino, andava al Duomo per ascoltare devotamente la Santa Messa, a sera vi ritornava per i vespri. Saputo che di notte i cappuccini si alzavano per la recita del mattutino, prese l'abitudine di alzarsi lui pure, guardando la debole luce, che giungeva dal conventino lassù in alto, restava a lungo in preghiera e compiva gli stessi loro esercizi di penitenza. Il desiderio di abbracciare quella vita si rese sempre più vivo. Era stato ormai tante volte nella loro chiesetta, ma non aveva osato mai disturbare quei frati. Finalmente, quando il richiamo di Dio gli diede il giusto ardimento, si presenta al padre guardiano per manifestargli la sua intenzione di farsi cappuccino. I cappuccini di Fossombrone e delle Marche, la famiglia Passionei, il vescovo della città dissero insieme di no.
Il padre guardiano gli obietta che era una vita troppo dura per uno educato gentilmente come lui. La famiglia dei Passionei si oppose perché vedeva svanire ogni progetto di realizzazione e valorizzazione umana a lungo preparato. Il vescovo, a Carangone di Fossombrone, si interpose per indicargli un ordine meno austero: scegliesse almeno i camaldolesi. Marco Passionei era nato nella Ducale Urbino, sull'Appennino Umbro Marchigiano, città già ricca di storia rinascimentale. Il padre, Domenico Passionei, viene ricordato come gentiluomo di buonissima qualità e degli più nobili della città. La madre, Maddalena, era della famiglia genovese De Cibo, una delle più nobili d'Italia e imparentata con quella della duchessa Caterina Cibo, che era stata protettrice dei Cappuccini all'inizio della loro riforma. Nella parentela di entrambi i genitori ricorrono nomi di famose famiglie dell'epoca e si aggiungono quelli perfino di papi, quali Innocenzo VIII, Alessandro VII e Clemente XI. Il futuro beato Benedetto nacque il 13 settembre 1560 in Urbino, nel palazzo di famiglia Passionei, oggi in via Santa Chiara. Gli fu messo il nome di Marco per ricordare Marco Vigerio della Rovere, vescovo di Senigallia e suo parente. Era il settimo di 11 figli, tra questi si distingueva anche una sorella, dal gentile nome di Bianca, che si farà monaca in Santa Caterina di Urbino e morirà in chiaro concetto di santità. Famiglia nobile per la stirpe, certo, ma molto più per lo spirito. A 4 anni Marco resta orfano del padre. Quando ne aveva circa 7 gli morì anche la madre. La numerosa nidiata di fratelli e sorelle fu condotta a Cagli, dove la famiglia aveva dei possedimenti, alcuni tutori curarono i loro beni e soprattutto la loro formazione. Quando Marco ebbe 17 anni, terminati ormai gli studi preliminari in famiglia sotto la guida di un maestro, fu mandato a Perugia per intraprendere gli studi superiori insieme ad un fratello maggiore. Alla prematura morte di quest'ultimo, dopo appena un anno, fu richiamato a Cagli. Gli stessi tutori decisero di fargli continuare gli studi l'anno seguente a Padova, insieme ad altri due suoi fratelli, Guido e Benedetto. La vita goliardica non lo esaltò. Ippolito Conventini, suo intimo compagno nel periodo degli studi, ricorda che Marco, pur dedicando ogni giorno 8 o 9 ore allo studio, frequentava quotidianamente la messa ed era fedele a molte devozioni, si confessava e comunicava spesso, tutti i pomeriggi poi trascorreva almeno un'ora nel leggere libri spirituali o la Sacra Scrittura. Giovinezza limpida e sensibilità religiosa, indole e cultura, risultavano in lui armonicamente unite. Così si andava disponendo quale buon terreno alla chiamata di Dio. Raggiunto il pur ambito titolo di laurea, saggiata con disgusto la vita di Roma proprio negli ambienti ecclesiastici, scelse di fatto la vita dei Cappuccini, quasi l'ultimo grido della vitalità francescana. Non gli fu facile entrare in convento. Dovette attendere circa un anno, superando molteplici resistenze. Agì tuttavia con fede viva, chiese a Dio che lo illuminasse e si diede ad una vita molto austera. Si estraniò completamente dal mondo, trascorreva più e più ore davanti al Santissimo Sacramento, digiunava spessissimo, talvolta non si cibava che di solo pane. Egli stesso confidava più tardi con tanta semplicità che era costretto a pregare la Madonna perché egli facesse la grazia di cibarsi di qualcosa di più. Fisicamente molto debole, dalla apparenza fragile, Marco era invece per temperamento, al dire del suo primo biografo, uomo d'acciaio. Possedeva la stessa virtù della nobile stirpe Passionea, che aveva già guidato il suo più famoso antenato, Paolo, maggiordomo di Federico di Montefeltro, e che sorreggeva anche il suo fratello maggiore, anch'egli di nome Paolo, il quale aveva già scelto di militare tra i cavalieri di Malta, tra i quali si stava distinguendo nella lotta contro i turchi.
Il ministro provinciale gli oppose vari rifiuti motivandoli su fatti concreti: era troppo magro e macilento, già malato di stomaco, difettoso della vista, gli sarebbe dispiaciuto accoglierlo per qualche tempo per poi presto doverlo dimettere. Il suo caso fu trattato nel capitolo provinciale tenutosi nella primavera del 1584 nel convento di Sant'Elpidio. E il nuovo ministro provinciale, padre Giacomo da Pietrarubbia, per volontà capitolare, al principio di maggio dello stesso anno, lo ammise nel noviziato di Santa Cristina in Fano. Marco ricevette la notizia e l'obbedienza mentre si trovava per una via di Fossombrone. Provò una gioia così intensa che, lui sempre così contenuto, meravigliò tutti i presenti per le esteriori manifestazioni di allegria. Si dice che, senza neppure ritornare alla casa paterna, si mettesse subito in cammino alla volta di Fano. Guardiano e maestro dei novizi era il padre Bonaventura da Sorrento, uomo molto illuminato nelle vie dello spirito. Benedetto iniziò con fervore intenso la vita religiosa, ma dopo pochi mesi si ammalò così gravemente che i superiori, dietro consiglio del medico, lo costrinsero a lasciare Fano per il convento di Fossombrone. Trascorsi 3 mesi sempre ammalato, si pensò di dimetterlo, ma egli oppose una resistenza eroica. Con insospettata fermezza disse che si era vestito di quell'abito per vivere e morire da cappuccino. Se lo avessero cacciato da una porta, sarebbe rientrato per un'altra. Si affidò alla preghiera, ed ottenne la grazia della guarigione. Poté così tornare al noviziato di Fano. Tuttavia, quando si trattò di ammetterlo alla professione, furono sollevati ancora seri dubbi. Lo stesso ministro provinciale lo considerava tisico. Nonostante tutto, anche contro il voto della comunità locale, fu ammesso alla professione. Il novizio, infatti, dietro consiglio del suo illuminato padre maestro, aveva scritto al ministro generale, il quale ordinò che fosse accettato definitivamente nell'ordine. Dopo circa 13 mesi di noviziato, alla fine del mese di maggio 1585, Benedetto fece la professione dei voti nel convento di Santa Cristina di Fano. In quell'occasione molti poveri godettero per la rinuncia dei suoi beni, poiché si premurò di soccorrere famiglie in difficoltà, volle che fossero aiutate ragazze povere da maritare, sostenne chi desiderava seguire la propria vocazione religiosa, fece offerte alle chiese. Proseguì la sua formazione religiosa nel convento di Ancona, come studente di logica. Da una sua lettera scritta nel 1590, si deduce che a tale data era già sacerdote e faceva parte della famiglia religiosa di Fano. 2 anni prima di andare in Boemia, partecipò al capitolo provinciale di Civitanova e fu assegnato al convento di Ostra. In Boemia, quasi una parentesi. La vita di Benedetto poteva ormai svolgersi tranquilla in una delle tante comunità cappuccine delle Marche, invece, nella primavera del 1600, terminata la predicazione della Quaresima a Colbordolo, partì missionario per le terre dell'impero asburgico. Benché non avesse domandato di andare, si trovò subito pronto a partire. L'arcivescovo di Praga, preoccupato per i progressi del protestantesimo, aveva chiesto al Papa Clemente VIII l'invio di missionari cappuccini. La domanda era appoggiata dallo stesso imperatore, Rodolfo II. Perciò al capitolo generale del 1599 non rimaneva che accogliere l'invito. Benedetto fu uno dei 13 cappuccini che, sotto la guida di San Lorenzo da Brindisi, valicarono le Alpi. Il piccolo drappello di frati aveva il compito di sostenere la fede cattolica e impiantare l'ordine cappuccino in Boemia. Perché mai fu scelto il padre Benedetto?
Occorrevano uomini esemplari e capaci, e il ministro generale Girolamo da Castelferretti, anche lui marchigiano, lo conosceva e lo ritenne idoneo alla difficile impresa. Insieme a lui andarono altri quattro cappuccini piceni, i padri Ambrogio da Urbino, Felice da Cingoli e Francesco da Ascoli, e il fratello Angelo da Montefano. La missione in Boemia fu dura ed eroica. Scrivendo da Vienna, 7 novembre 1601, al fratello, che portava il suo stesso nome, Benedetto gli confidava le difficoltà, tra le quali enumera anche la sua scarsa conoscenza della lingua locale. Compagno indivisibile di San Lorenzo e ad ogni suo cenno obbedientissimo, sopportò molte ingiurie da parte degli eretici, che lo odiavano a morte. Nondimeno era pronto a lavorare per la conversione dei protestanti per il resto dei suoi giorni, ma, allo scadere del triennio, 1602, i superiori vollero che tornasse nella sua Marca d'Ancona. Tra uffici e servizi. Dopo il suo rientro in Italia, la vita di Benedetto si svolge completamente nei conventi cappuccini dell'Alta Marca. Infatti, lo troviamo a Fano, 1604, Liesi, 1605, e Fossombrone, 1609-12. Nel 1612 partecipa al capitolo provinciale di Macerata, dove è eletto definitore e, in seguito, guardiano del convento di Pesaro. Sia da superiore, che da subito, fu sempre un frate ilare, ma, dicevano i suoi frati, raccolto in Dio, dolce e affabile insieme. Parlava schietto con tutti, amava tutti, tutti onorava e compativa. Esigeva con santa fermezza l'osservanza dell'austera vita cappuccina, eppure si stava così bene con lui che i frati desideravano vivere sotto la sua obbedienza. Del resto, Benedetto nulla intraprendeva senza ascoltare gli altri, ed era sempre pronto ad anteporre al proprio l'altrui giudizio. Non era tuttavia un debole. Un giorno, dopo averne ascoltata la colpa, ordinò ad un frate perugino di disciplinarsi. Ma questo, indispettito, uscì in malo modo dal refettorio, poi, però, pentito, tornò e prese a disciplinarsi in pubblico. Anche il giorno seguente il fraticello voleva ripetere la sua penitenza, ma ne fu impedito dal guardiano, che stemperò la cosa dicendo, «Voi mi volete vincere in cortesia. Non voglio che si possa dire che un perugino abbia superato di gentilezza un urbinate». E, con gesto di nuova cavalleria religiosa, pregò il cuciniere di gratificare il fratello pentito con una qualche distinzione. La profonda umiltà gli rendeva spontanei gesti che, sia per l'ufficio ricoperto che per il casato, altri ritenevano disdicevoli. Mentre era guardiano nel convento di Pesaro, il duca d'Urbino andò a fargli visita in convento. Il padre Benedetto, abituato ad aiutare in cucina dopo il pranzo, lasciò che l'illustre ospite attendesse fino a che non ebbe finito di rigovernare le stoviglie. Anche da superiore, almeno una volta al mese andava alla questua, sia in città, che per la campagna, dicendo, è meglio portare il peso del pane, che quello dei peccati. Nel 1613 il padre Benedetto è eletto custode o delegato per il prossimo capitolo generale. Nel 1616 lo troviamo guardiano a Cagliari e nel 1618 a Fossombrone. Nel 1620 fa parte della famiglia religiosa di Cagliari, di dove partirà per dirigere la comunità di Urbania negli anni 1622-23, e quindi ancora una volta quella di Cagliari, 1623-25. Egli dimorò pure in altri conventi, certamente a Senigallia, Mondavio, Osimo, forse vi fu guardiano, e Urbino. Benedetto poteva sembrare un frate ordinario, in un tempo in cui l'ordine cappuccino era palestra quotidiana di eroiche virtù. L'avere ricoperto cariche anche importanti,
come quelle di guardiano, di definitore e di predicatore, non avrebbe potuto qualificarlo sufficientemente in mezzo a confratelli tra i quali primeggiava lo spirito. Per individuare ciò che veramente lo distingue, bisogna fare attenzione a tre fattori, che illuminano la sua persona e l'intero ordine cappuccino: la preghiera, l'austerità e l'attività apostolica. Uomo di preghiera. Assorto continuamente in Dio, Benedetto viveva avvolto nel silenzio. Tanto si era assuefatto al tacere che, dovendo talora parlare, sembrava inesperto e poco istruito. Luoghi suoi abituali erano la chiesa e la cella. Il tempo era principalmente per il Signore e per le attività spirituali, l'ozio per lui non esisteva. La sua giornata cominciava con una o due ore di preghiera in chiesa prima della recita in comune del mattutino. Finito l'ufficio, ritornava mezz'ora in cella per un breve riposo. Poi era di nuovo in chiesa, dove, sempre in ginocchio e con le mani giunte, recitava la corona della Madonna. Dopo il rosario, faceva la disciplina e quindi si dava all'orazione mentale, che si protraeva sino all'alba. Sembrava pregare sempre senza stancarsi mai. Ogni giorno recitava l'ufficio della Beata Vergine, i sette salmi penitenziali, l'ufficio dello Spirito Santo e della Santa Croce, molti rosari e paternostri, dedicava molto tempo a letture spirituali, compiva particolari visite alla croce, al Santissimo Sacramento e alla Madonna. La preghiera lo ritemprava anche nelle forze fisiche. Testimoniano di lui che, emaciato dalle fatiche e dalle penitenze, pareva che riprendesse vigore quando stava in orazione. Esigente con se stesso, mai si dispensava dalla meditazione. Se arrivava tardi, abbassava l'orologio a polvere con cui rimetteva il suo tempo di preghiera. In ciò fu esigente anche con gli altri, da superiore mai dispensò i suoi frati dalle due ore di meditazione. Fedele nella recita del divino ufficio, parlando a un suo confratello, che un giorno era stato al riguardo un po' trascurato, uscì in questa esclamazione: Gesù! Non potrei mai mangiare se non avessi detto l'ufficio. La preghiera lo trasformava anche nell'aspetto esteriore, la dolcezza interiore gli traspariva sul viso, tutto ilare, tutto mansuetudine, tutto modestia. L'oggetto della sua orazione era principalmente la passione di Gesù, che meditava lungamente spargendo copiosissime lacrime. La passione lo induceva a una continua contrizione del cuore, per cui si sentiva spinto a confessarsi molto spesso, anche tre volte alla settimana, ma i suoi confessori potevano attestare di non trovare in lui sufficiente materia di assoluzione. La croce era il suo richiamo. La baciava ovunque la incontrasse, sia per le case, che per le strade. Sette volte al giorno si portava in fondo al viale dell'orto dove c'era una nicchia con il crocifisso. Anche in pieno inverno, chiedeva l'aiuto della carità di qualche confratello perché si aprisse la strada tra la neve fino al luogo dove era la croce. Un'ora in più di meditazione ogni giorno la riservava per un pio esercizio in onore della passione di Cristo, la sua orazione dell'orto, per un'ora restava prostrato per terra con le braccia aperte e la faccia sopra il pavimento. Davanti al Santissimo Sacramento trascorreva ardenti ore in adorazione, con le braccia alzate, senza mai appoggiarsi né muoversi, con una compostezza tale che sembrava rapito in estasi. Non sarebbe mai entrato o uscito di chiesa senza aver baciato per terra, il che ripeteva anche passando davanti a qualche chiesa. I suoi confratelli erano convinti che, essendo egli un po' ricurvo, ciò fosse dovuto a questi suoi ripetuti gesti, e i calli riscontrati sulle sue ginocchia dopo morto, indicavano come avesse passato buona parte della vita in preghiera. Si preparava lungamente alla celebrazione eucaristica e ancor più prolungati erano i suoi ringraziamenti.
Non lasciava la celebrazione per nessun motivo. Una volta, durante una delle sue frequenti indisposizioni, il medico gli prescrisse di astenersi per 20 giorni dal celebrare, ma egli rifiutò la cura, per non lasciare la celebrazione della Santa Messa in cui provava grande consolazione. Al decoro della chiesa riservava buona parte del suo tempo. Più di una volta, durante le sue predicazioni, si assunse l'impegno di far costruire chiese, fu così per Barchi e Castellone. Verso la Madonna era devotissimo e delicato come un figlio, la chiamava dolcemente mamma, recitava ogni giorno per intero il rosario di 15 poste, digiunava una novena in preparazione ad ognuna delle sue feste, e la vigilia la passava in solo pane e acqua. Austero. L'austerità fu fortemente presente nella vita di Benedetto. Con un'altra parola molto concreta si trattava di fare penitenza. Oltre ai digiuni prescritti o consigliati dalla regola, faceva la quaresima di San Michele, un'altra prima della festa dei Santi Pietro e Paolo, digiunava in preparazione alla Pentecoste. In quaresima, la sera non prendeva niente. Se, dimorando fuori convento, doveva accettare qualcosa di più, quando poi rientrava si sottoponeva a maggiori austerità e discipline. Di solito non mangiava la pietanza, destramente la faceva tornare in cucina. Quando era superiore, se qualcuno dei suoi frati gli chiedeva il permesso di fare qualche penitenza straordinaria, acconsentiva, ma si poteva essere certi, che si sarebbe sottoposto anche lui alla stessa penitenza. Tutto questo mortificarsi fu sempre accompagnato da animo ilare e da un pizzico di umorismo. I suoi fratelli, invitandolo a casa, a volte gli chiedevano di guastare le sue frequenti vigilie di penitenza, ma lui rispondeva che non poteva trascurarle perché la vigilia arriva una sola volta all'anno. Ai fratelli giungevano non di rado i poveri del padre Benedetto, il quale sapeva come poterli meglio aiutare. Quelli di casa Passione ebbero tutti animo buono ed erano generosi con chi era nel bisogno, anche se poi si permettevano di rimproverare scherzosamente il loro cappuccino che, dicevano, non contento di aver disposto per elemosine di tutto il suo, vuol disporre anche tutto il nostro. Fra i frati, a tavola, voleva essere trattato come l'ultimo, desiderava per sé il pane duro, quello avanzato, magari ammuffito, il piatto più scarso. Di vino ne prendeva poco e solo annacquato, e se, per sfinimento di forze, doveva a volte assaggiare vino puro, si bagnava con esso poco più che le labbra. Potrebbe sembrare che Benedetto fosse un uomo robusto, invece era un cumulo di malattie. Sin dagli anni giovanili era parso quasi tisico, il suo aspetto era macilento, la vista debole, era soggetto a una continua debolezza di stomaco con inappetenza e languori. Dall'età giovanile si trascinava dietro fastidiose e purulenti ferite alle gambe, dovette subire man mano ben 15 tagli di ernia, i reni erano così malati, che frequenti coliche lo riducevano in fin di vita. Durante una predicazione a Croce di Camerino, si ammalò per flusso di sangue. Quest'ultimo malanno fu un vero tormento, e gli soleva dire, a croce il Signore mi ha davvero consegnato la croce. Tutto era dipeso dal fatto che era stato ospitato in una soffitta tanto malsana, che era un tormento trascorrervi anche solo una notte. Non si preoccupava, comunque, di medici e di medicine, ma, da quando ne aveva sentito la protezione durante il noviziato, confidava solo nel Signore e nella Madonna. Al vescovo di Cagliche, compassionandolo, lo esortava ad avere un po' di riguardo per se stesso e a mitigare le penitenze, rispose alla solita maniera, sarebbe vergognoso cedere la vittoria alla carne. Quanto a povertà, era difficile superarlo. Nella sua cella non teneva alcun libro,
Tutta la sua suppellettile si riduceva al breviario, al crocifisso, a un'immagine della Madonna, uno sgabello di legno, un semplice sacco di paglia per letto, quando non usava le tavole, una coperta o due nell'inverno. Indossava sempre una tonaca vecchia e rappezzata, aveva un solo paio di sandali. Spostandosi per le sue frequenti predicazioni, andava sempre a piedi nudi, in qualsiasi stagione. Durante il viaggio, il ristoro era solo per il compagno. Se non concedeva nulla se non strettamente necessario. Una sera d'inverno, partito da Senigallia, giunse al convento di Fano. Appena pose piede sulla soglia, intirizzito dal freddo, cadde di piombo per terra e svenne. Fu necessario portarlo di peso nell'infermeria, più morto che vivo. I frati si affaticarono con i possibili rimedi per farlo rinvenire e di fatto si riebbe, quindi i religiosi lo lasciarono, perché riposasse. Ma, venuta l'ora del mattutino, si portò al coro insieme agli altri e distette fino al termine dell'orazione mentale, con stupore di tutti i religiosi. Era ben allenato a sopportare il dolore. Tuttavia una volta, nei pressi di Cagli, essendo caduto in un luogo tutto spinoso, ne fu ferito così gravemente che per più giorni dovette stare a letto, dolorante, con le gambe gonfie. Siccome si lasciò sfuggire qualche lamento, un frate gli ricordò che San Francesco si era gettato di proposito tra le spine. Benedetto subito si riprese e disse: «Avete ragione». Da quel momento nessuno lo sentì più lamentarsi. Sempre fiducioso nella divina provvidenza, ne fu aiutato in difficili circostanze. Una sera era in cammino sulla strada che, costeggiando il mare, da Ancona porta a Senigallia. Era stremato e, nonostante l'aiuto del frate, che l'accompagnava, si accasciò a terra sfinito. Calava la notte, il luogo era solitario e il frate compagno fu sopraffatto dallo scoraggiamento. Benedetto lo rincuorò col dire: «Confidiamo, confidiamo nel Signore, che ci provvederà. Vedi quelle barche sul mare? Il Signore può permettere che una di esse venga ad aiutarci». Infatti una barca, staccatasi dalle altre, venne verso di loro, e il pescatore, fatili salire a bordo, li condusse al porticciuolo di Senigallia. Predicatore di Locchetti. Chi cercasse nomi di grandi città, tra i luoghi frequentati dal beato Benedetto per la sua predicazione, resterebbe deluso. Fatta qualche rara eccezione, per le predicazioni tenute a Pesaro, 1612, Urbino, 1619, e Genova, 1619, i luoghi sono tanto umili, che si stenta a rintracciarli su una comune carta geografica. Castelleone, Aqualagna, Croce, Cagli, Sant'Angelo in Vado, San Lorenzo in Campo, Barchi. Mondavio, Urbania, Sant'Agata di Montefeltro, Barbara, Serongarina, Sassoferrato, Sassocorvaro. Invero, i suoi parenti avrebbero voluto che gli salisse su pulpiti famosi, per la gloria della famiglia Passionei. Padre Benedetto, invece, preferiva i piccoli locchetti, perché cercava il bene delle anime, non la fama. Intraprendeva ogni predicazione con un atto di assoluta obbedienza alla volontà del superiore, che lo inviava, e, prima di porsi in viaggio, breve o lungo, lo compiva sempre a piedi, chiedeva perdono a tutti i confratelli per eventuali mancanze commesse contro di loro. Il suo andare era scandito dalla preghiera, dalla meditazione e da discorsi di Dio. Non ammetteva chiacchiere inutili. Più d'una volta giunse estenuato al luogo della predicazione. I testi ricordano come, andando egli verso Mondavio, Fano, Croce o Senigallia, vinto dalla debolezza, si fosse dovuto arrestare lungo il cammino. La Sacra Scrittura era il suo libro. Da esso attingeva per le sue prediche.
Utilizzò pure qualche libro di esempi, prendendolo in prestito. Non scriveva i discorsi per esteso, ma si limitava a fissare brevi schemi su ritagli di carta. La sua predicazione non si inserisce certo nel filone della solenne eloquenza del tempo, e piuttosto insegnamento ed esortazione di un umile ad umili. Una parola evangelica, chiara, accessibile a tutti, piena di unzione. Suoi temi preferiti erano quelli raccomandati da San Francesco: l'amore di Dio, l'odio al peccato, la pace con tutti, la devozione al crocifisso e alla Madonna. Inveiva contro il vizio e il disordine, richiamava sulla buona via senza rispetti umani. Il suo discorso, tanto semplice nella esposizione, era ricco di contenuto, e riusciva utile non solo al popolo ma anche al clero. Nella città di Cagli, con modestia e libertà evangelica, richiamò l'attenzione del vescovo e del suo capitolo sull'urgenza della concordia e della pace. Sapeva trovare le vie del cuore, per scuotere e convertire. Dopo la predica in chiesa, si intratteneva volentieri a istruire i fanciulli, promuoveva riconciliazioni e paci, visitava carcerati e infermi, sia nelle case, che negli ospedali. Anche fuori di convento, poco o nulla cambiava nel suo stile di vita austero e rigidamente programmato. Perciò diceva di preferire, per le sue prediche, i luoghi dove v'era un orologio pubblico, che l'aiutasse a cadenzare, di giorno e di notte, le sue pratiche di preghiera e di penitenza, in sintonia con ciò che avveniva nel chiostro. L'eredità d'un santo. Padre Benedetto predicò l'ultima quaresima a Sasso Corvaro, ma senza terminarla. Partito da Cagli, dove era guardiano, il lunedì di carnevale dell'anno 1625, giunse a Urbania un'ora dopo il tramonto, dopo esser caduto più volte per la strada. Mancandogli le forze per portarsi in convento, fu ospitato da un benefattore. Bisognò aiutarlo a salire le scale. Acceso per lui un gran fuoco, gli fu somministrata la cena, ma, come al solito, mangiò pochissimo. Poi andò a riposare e, a mezzanotte, si alzò per la recita del mattutino e l'orazione mentale. La mattina seguente, di buon'ora, si presentò al guardiano del convento di Urbania, dove si trattenne tutto il giorno. Quindi, nonostante la gravità del male, si rimise in cammino verso Sasso Corvaro, dove tenne 8 o 10 prediche. Poi il male lo costrinse a interrompere la predicazione. 12 uomini si dissero pronti a trasportarlo, in lettiga, da Sasso Corvaro a Urbino, una distanza di circa 15 chilometri. Tanta disponibilità dice molto circa l'affetto e la venerazione che il popolo nutriva verso il padre Benedetto. Infatti, soltanto pochi giorni prima, la contessa di quel feudo, nonostante l'offerta d'un conveniente compenso, non aveva trovato alcun uomo disposto a prestarle un simile servizio. A Urbino Benedetto fu visitato dal medico a lui inviato dai suoi familiari, che ordinò di trasferirlo a Fossombrone, nella casa dei fratelli. Vi rimase 19 giorni e per l'ennesima volta fu operato di ernia. Ma egli desiderava tornare in convento, tra i suoi frati, e fu necessario accontentarlo. Trascorse l'ultimo mese di vita nella piccola cella della infermeria conventuale. Chiese di non ricevere visite, poiché voleva prepararsi, nella preghiera e nella meditazione, al grande incontro con il suo Dio. Sentendo avvicinarsi la fine dei suoi giorni, chiese gli ultimi sacramenti. Accanto al letto, sopra un tavolino, volle il suo crocifisso. Era continuamente assorto in Dio, e si fece leggere il racconto della passione di Cristo. Si era tanto indebolito che la sua voce era impercettibile. Un frate, credendolo già in agonia, accese una candela, ma Benedetto gli fece segno di spegnerla.
Visse ancora 3 giorni, fino all'alba del 30 aprile 1625, quando dal convento di San Giovanni Battista di Fossombrone la sua anima luminosa mosse incontro al giorno senza tramonto. Le sue ultime parole furono: ecco che me ne vado tra gli amplessi del mio Dio. Le sue spoglie mortali furono venerate come quelle di un santo. Il popolo accorse numerosissimo, e fu necessario l'intervento delle guardie per contenere la ressa dei devoti intorno al suo corpo. La famiglia Passionei ottenne che fosse sepolto in una casa, per distinzione, contrariamente a quanto allora si costumava tra i cappuccini. Col passar degli anni, anziché scemare, crebbe il pellegrinaggio del popolo verso la tomba di Benedetto, e i frati, non volendo contravvenire ai decreti della Chiesa, che vietavano il culto pubblico verso i servi di Dio non ancora beatificati, di nascosto gli diedero altra sepoltura. E lo fecero tanto destramente che essa rimase ignorata per quasi 2 secoli, fino al 1792, allorché il corpo di Benedetto fu identificato proprio perché le cronache del tempo parlavano di quella particolare cassa di abete e dell'abito che i fedeli gli avevano tagliuzzato fino alle ginocchia per farne reliquie. Anche i 2 processi canonici, ordinario ed apostolico, furono molto tardivi, il primo, dal 1793 al 1795, e dal 1838 al 1844 l'altro. Pio IX lo proclamò beato il 15 gennaio 1867, dopo che, già nel 1796, l'ultimo rappresentante della famiglia Passionei, il conte Ludovico, era morto, venendo così meno ogni speranza di ulteriore gloria umana per la nobile famiglia Urbinate. Restava invece intatta, nel tempo e per l'eternità, la gloria di Benedetto, il migliore dei Passionei, che alla famiglia del sangue aveva anteposta quella cappuccina. E dei cappuccini visse, con umile eroismo, il genuino carisma. L'insegnamento, che scaturisce dalla sua vita, è valido ancora ai nostri giorni, e può essere così riassunto: preghiera assidua e contemplativa, austerità e presenza salvifica, con l'annunzio della parola di Dio, in mezzo ai fratelli più umili.